io almeno non ho mai sentito, perché mi hanno mai chiamato, ma mi chiamavano 11 512, e che sapevo io chi era questo 11 512? Ma mi hanno trovato lo stesso e ho dovuto imparare con delle pedate nel sedere e delle cacciate di cucine. Queste sono le parole di Dante Unti, porcarese di 98 anni, scampato all'orrore dei lager nazisti, la cui testimonianza, insieme a quella dell'altro sopravvissuto Davide Massei, è stata al centro del Consiglio Comunale Congiunto tra i comuni di Lucca e Porcari, in occasione del Giorno della Memoria. Voluto fortemente da due presidenti di consiglio, Francesco Battistini per Lucca e Francesca De Toffol per Porcari, il Consiglio Congiunto è stata un'idea nata dal coordinamento tra i consigli comunali della Piana, con lo scopo di portare a conoscenza la cittadinanza delle attività consiliari, soprattutto per quanto riguarda temi di grande coinvolgimento, come era quello della memoria della Shoah. Un lungo applauso ha accolto i due reduci al loro ingresso all'interno dell'emiciclo di Palazzo Santini, con i consiglieri delle due amministrazioni quasi al completo. Dopo gli interventi dei due presidenti, dei sindaci Tambellini e Fornaciari e del sindaco Patrizio Andruccetti in rappresentanza della provincia, ha preso la parola il rappresentante della comunità ebraica di Pisa, Paolo Molco, che ha riportato l'attenzione dell'Assemblea non sui fatti di 75 anni fa, ma su quelli inquietanti delle ultime ore. Scrivere scritte ingiuriose a rovinare dei cimiteri non mi sembra che sia cambiato tanto. Dopo le testimonianze dei due reduci, il Consiglio è terminato con la consegna di attestati ai due sopravvissuti e il simbolico regalo del libro sulla vita di Unti al sindaco Tambellini da parte del collega di Porcari Fornaciari.